processato a Milano per una maxi frode fiscale da 245 milioni di euro. Ieri Pilani. Tutti a giudizio. Gli elementi per sostenere un processo nei confronti di Alessandro Profumo, uno dei grandi banchieri italiani, e altri 19 manager sono sufficienti. Al centro dell'inchiesta c'è una presunta frode al fisco da 246 milioni di euro. Unicredit avrebbe sfruttato alcune società lussemburghesi di Barclays per mascherare utili facendoli passare per dividendi, soggetti a una tassazione molto più lieve. A ottobre il giudice aveva disposto il maxi sequestro, poi annullato dal tribunale del riesame, su cui ora si deve esprimere la Cassazione. Intanto però alcuni punti fermi ci sono. Il giudice per l'udienza preliminare ha rinviato a giudizio Profumo, nel frattempo è diventato presidente di Monte dei Paschi, altri 16 dirigenti di Unicredit e 3 di Barclays. Il processo si terrà a ottobre a Milano, come chiedeva la procura. Durante una perquisizione la Guardia di Finanza aveva scoperto un manoscritto valutato dall'accusa come la pistola fumante, la prova del fatto che l'operazione fiscale fosse strutturata in modo da ridurre e in modo consapevolmente illecito il prelievo del fisco. Un manager di Unicredit aveva riassunto di suo pugno lo schema scrivendo di una conoscenza sostanziale dei meccanismi e dei vantaggi della controparte, seppur non contrattualizzati, ammettendo l'ottimizzazione fiscale come obiettivo e non come effetto collaterale. Aspetto impaziente il giudizio di merito, scrive Profumo in una nota, sono certo della correttezza del mio operato, che sarà certamente riconosciuto come tale. Alessandro Profumo, restituisce 245 milioni di euro, yes! Unicredit, sottocapitalizzata, restituisce 245 milioni di euro, yes! Alessandro Profumo, restituisce 245 milioni di euro, yes! Unicredit, sottocapitalizzata, restituisce 245 milioni di euro, yeah. Alessandro Profumo, restituisce 245 milioni di euro, yeah. Alessandro Profumo, Unicredit alla frutta,